Veleno per topi incinta. Questo rappresenta uno degli aspetti emersi dalle ricerche condotte da Alessandro Impagnatiello su internet tra dicembre 2022, gennaio e maggio 2023, come rivelato nell'ultima udienza del processo in cui è coinvolto il barman di 30 anni, accusato dell'omicidio della sua compagna Giulia Tramontano, avvenuto il 27 maggio scorso nella loro abitazione a Senago, Milano. Tragico il destino anche per il nascituro, poiché la ragazza era al settimo mese di gravidanza. Le ricerche effettuate su internet, tra cui termini come veleno per topi gravidanza, avvelenare feto e simili, sono state rilevate come parte delle indagini. Una delle pagine consultate, secondo quanto emerso dalle analisi delle autorità competenti, riguardava la quantità di veleno per topi necessaria per causare la morte di una persona. Questo indizio suggerisce che il ragazzo potesse aver premeditato per mesi l'omicidio di Giulia e del loro figlio non ancora nato. Durante le indagini, i carabinieri avevano effettivamente rinvenuto del rodenticida nello zaino dell'imputato. Il luogotenente Antonio Caretti, comandante della stazione dei carabinieri di Senago, ha fornito chiarimenti in aula, evidenziando gli elementi raccolti durante le indagini. Impagnatiello ci disse che serviva per eliminare le pantegane nella piazzetta dove andava a fumare vicino all'Armani Café, il locale in cui lavorava. Era molto strano. Gli esami tossicologici, tuttavia, hanno rivelato la presenza di topicida nel corpo di Giulia. Inoltre, il 5 giugno 2023, è emersa la scoperta di una bottiglia di cloroformio in cantina, acquistata su internet il 5 febbraio precedente con l'alias Andrea Baldi. Tale elemento, oltre ai tentativi di avvelenamento, suggerisce che Impagnatiello avesse pianificato attentamente l'omicidio di Giulia, dimostrando freddezza e meticolosità nell'organizzare tutto. Questa pianificazione sembrerebbe essere stata seguita da un'accurata opera di cancellazione delle prove, come evidenziato chiaramente dai carabinieri. La scena del crimine era stata preparata. Come evidenziato in aula, agli investigatori non è sfuggito l'ordine apparente riscontrato all'interno dell'abitazione. Solo grazie all'uso del luminol sono emerse tracce di sangue e trascinamento sulle scale e sul pianerottolo. Ulteriori tracce di sangue latenti sono state rilevate sotto il tappeto, mentre il divano era intonso. Basandosi su questi dettagli, i carabinieri hanno ribadito che l'assassino aveva preparato la scena del crimine arrotolando il tappeto per evitare contaminazioni e spostando il divano prima che arrivasse Giulia, deciso ad ucciderla. In quel tragico giorno, la vittima era tornata a casa con l'intenzione di porre fine definitivamente alla relazione con Alessandro. Il ragazzo la tradiva da un certo periodo con un'altra donna e Giulia aveva scoperto il tradimento. Non solo, ma aveva anche avuto un incontro con l'amante di lui, durante il quale aveva condiviso le sue intenzioni. Gli dirò tutto, assisterà all'annientamento della sua vita. Ed è esattamente ciò che sarebbe accaduto. In effetti, una vicina di casa, testimone durante l'ultima udienza, ha riferito di aver udito le urla della donna intorno alle 19 del 27 maggio. Questi lamenti sembrano corrispondere con l'espressione emotiva a cui Giulia si sarebbe lasciata andare non appena era entrata in casa. Poi, improvvisamente, era tutto finito, ha aggiunto la vicina di casa. In breve tempo, Impagnatiello avrebbe invece scagliato ben 37 coltellate su di lei, secondo quanto rilevato dai medici legali. A ciò si aggiungono i goffi tentativi di spostare il corpo da un luogo all'altro e gli inganni maldestramente orchestrati dal giovane. Il giorno successivo all'omicidio, fingendo di comunicare con Giulia, Impagnatiello era andato al lavoro. Alle 14 la madre del ragazzo si era recata a casa del figlio, trovando tutto apparentemente in ordine, senza accorgersi di nulla. Secondo gli investigatori, in quel momento il cadavere era occultato nel box. Nel pomeriggio il giovane era andato a denunciare la scomparsa, accompagnato da sua madre. Questi dettagli sono stati spiegati dal luogotenente Caretti. Ci disse che lei era andata via perché delusa e arrabbiata dopo aver saputo del suo tradimento. Disse che era uscita a mezzanotte e mezza del sabato per andare a prendere le sigarette. Questo
mi sembrò subito strano, anche perché verificammo con i tabaccai, ma non diedero riscontri. Poi disse che lui era uscito di notte per andare a comprare della marijuana in Viale Certosa 316 a Milano, ma quel numero non esiste. A pochi numeri prima, però, abitava la ragazza con cui aveva tradito Giulia. Quella sera, inoltre, in Pagnatiello, aveva mentito persino all'amante. Quando questa gli aveva domandato di Giulia, lui aveva avviato una videochiamata mostrandole il salotto apparentemente vuoto, il medesimo in cui, poco prima, aveva compiuto l'atroce omicidio, per poi mettere a posto ogni cosa. Questa versione è stata fornita dai carabinieri. In quel momento abbiamo certezza che il corpo di Giulia fosse nella vasca da bagno. Già intorno alle 17 in Pagnatiello aveva cercato su internet ceramica vasca bruciata. Il giovane aveva tentato di disfarsi del cadavere inizialmente nella vasca, successivamente in cantina, dove lo aveva trasferito, e infine nel box. Un brigadiere dei carabinieri, residente proprio di fronte alla casa di Impagnatiello, aveva fornito registrazioni delle sue telecamere di sicurezza. Nei video, l'imputato si sposta dal box alla sua auto parcheggiata in strada, la stessa in cui sono state individuate tracce di sangue nel bagagliaio. Sembrerebbe, quindi, che il cadavere fosse stato nascosto anche in questo luogo. Successivamente, in un altro frame, si osserva il giovane trasferire l'auto in un diverso parcheggio. Al termine di queste fasi, avvolse il corpo in un sacco, lo inserì in alcuni sacchetti e lo gettò nell'intercapedine tra due garage a 500 metri dalla sua abitazione, dove sarebbe stato successivamente rinvenuto. La prossima udienza è programmata per il 7 marzo.